Ci sei? Quando la Roma, perché veramente, perché te ne sei andato? Ma non io quando vedo, le partite del Napoli lo voglio vedere da solo. Ma metto silenzioso! Ma se mandate messaggi che cavolo, io voglio vedere la partita. Sono due, lo posso dire. Il Napoli perdeva 1-0 e quindi mandavano i messaggi. Ma chi? Non dovete rompermi le palle quando guardo le partite faccio sesso, hai detto così? No, io non ho mai parlato di questo. No, non l'ha detto. Hai detto così. Si sta scomodando un Finocchio. No. Mica hai confuso a Sosa con Di Marzio, mi dispiace. Pampa è lui che dichiara non, questo. Ma che non ci sta giù? Pampa in Argentina. Non parlare degli assenti, scusa, non ha senso parlare degli assenti. Abbiamo finito. Vai. Promettiamo tutti quanti qui del gruppo del calcio WhatsApp che durante le partite non facciamo baccano. Rientro, ma perché me l'hai chiesto? Se non... Va bene, rientri? Ma, rientri, rientri tra Magaccianui. io voglio solo dire che io a nome di tutti i nipoti siamo veramente felici, entusiasti, contenti. Io faccio i complimenti sinceri a Mr. Sarri perché mi sta dando un divertimento che non mi aspettavo. Ieri in Napoli abbiamo Rasassuolo, cioè non so nemmeno come dirlo, ma Rasassuolo è bello, Rasassuolo però è perché Rasassuolo e... questo è di Marangio. Marangio che fa questa è di Marangio, non ha fatto molto ridere, di Marangio. Allora io no, la verità è che pure Sarri ieri ha fatto pochi cambi come pensavate anche voi. Io mi aspettavo un cambio in più, cioè eravamo a ridosso dei morti perché Maximovic, cioè che riusciva ad entrare perché era una festa, una ricorrenza che gli riguarda, invece non l'ha fatta entrare. Ma io posso dire che sono stupito, meravigliato da un atleta sensazionale, cioè anche più di Sagittario secondo me questo atleta, Cristian Maggio. Posso fare complimenti a Cristian Maggio? Buonasera, ma come fa? Ma sai che ci sono degli scienziati che stanno studiando DNA e Maggio, cioè Maggio è in formissima, ma sta sempre assettato, cioè ha un tipo di allenamento, cioè lui quando sta seduto si allena. Pure a casa, se vede la televisione, la moglie dice, fai una cosa, mi sto allenando, zitto, con pure Ivano. Cioè lui riesce ad allenare, è un prodigio della natura. Ma uno non mi è piaciuto, devo dire la verità, non tanto mai convinto. Zielinski ieri è entrato, ha fatto un sacco di errori, non so se Di Marzio... No, ieri, ha detto solo ieri, però a via di vista ha fatto un utile, ha piato i palo. Non sta lottando con titoli, i palo cannoniere. Cioè lui... No! A fuori rotta quando il cavaglione esce piglio palla e si dice buona così, cioè un grande atleta, complimenti anche a lui. Però io devo dirti che ieri, tra l'altro prima domenica con l'ora legale, no? L'ora legale è stato anche un piccolo contrattempo perché stando un'ora indietro non ho saputo tutti i calciatori tranne lui non ha saputo Mario lui è andato un'ora prima e non ha trovato a nessuno. Cioè lui è arrivato allo stadio, ha detto, ma Gesù, ma lo sanno, non ci sta nessuno, no, ma come pure portiere allo stadio, ha detto, chi è? Sono lui, ma Luigi, pure tu! E dai, ha chiamato Sarri, perché lui hanno proprio la tariffa, si sentono spesso, io e lui, cioè che è una tariffa poca, mi sa la team. Errore! Ha detto, ma senti, ma mister, ma dove siete? Ha detto, ti preoccupare, stiamo venendo, comincia da scarfa. Ma... Si è riscaldato per 3 ore e mezza, ha pigliato fuoco, sono arrivati i pompieri. Cioè, e quando era il momento di entrare, che lo voleva fare entrare, sento, mister, non mi sento. E quindi ha perso l'unica partita, vai a Roma. E però insomma, è un campionato entusiasmante. Tra l'altro ci stiamo apprestando a mercoledì a partita con City. Ma Sarri, tra l'altro, ieri non ha fatto interviste perché stava male, ha la febbre. Lo so, ma Morici, Cascai, Manu, mira che controllo. Che non credo. No! Certo. Non ci credono! Io credo al mister, però dice che se non lo trovano è falso invalido. Ah, sì? Cioè, perché non lo riesce a trovare, cioè è una febbre. Aveva 39 e mezzo. L'antibiotico. 39 e mezzo. Certo, supposto. Cioè, però, io credo al mister. Mister, pure se ti viene la febbre, per me è oro. La tua febbre è meravigliosa. Ammella a me, la prevedo. E Manchester, arriva in Manchester. Non so la formazione. Io vorrei, sicuramente ne parlerete della formazione. Certo. Tra l'altro, come sempre, sbaglierete. Però, l'unico dubbio è sempre lo stesso, a centrocampo chi gioca? Che giocano sempre a coppia, no? O Zielinski e Diawara o Jorginho e Allan. Che
una cosa strana, perché loro... Lo sai che Sarri ha imposto che non possono uscire nemmeno lo separati? So, sì, lo so. Non ci sembra a coppia. Sì. A moglie si alisce, si scoccia e sci. Dice, ma già ci siamo tutti a guardare che lungo il cuso. Cioè, io non... E se uno sta sci che è moglie e là, cioè, ma la moglie e Giorgina, sci non si vanno a scuola. No, non vanno a scuola. Io l'ultima cosa che dico, messaggio al presidente. Presidente, col Manchester... So che hai messo prezzi un po' elevati, io lo so, chi l'ha tu pure chiuso, cioè che comunque lui mette sempre su fatti i soldi a me. Allora io 140 solo la tribù, 40 la cura. Presidente, ce lo dobbiamo godere tutti, ieri c'avevi il pieno col Sassuolo, insomma anche col Manchester, abbassiamo i prezzi. Prezzi troppo elevati, cioè mi si fa paura pure a chi lo Manchester. Sì. Noi tifosi, i giocatori. Lo so. Quelli che stanno in banchina, 80 euro so. In banchina. Tu guardi, lo hai giusto un alert! 80 euro! Sì, 80 euro! E lui, però diciamocelo, il nemico ci ascolta, non on. Allora, tra un attimo, grande Peppe. Fermi tutti. Allora, la rubrica, l'attualità. E gli appuntamenti prossimo venturi, più venturi, 23 gennaio, quindi a momenti... Non sarà dopo domani, è più o meno 23 gennaio. Teatro Augusteo, una sera all'improvviso, l'Elomancio Europeo, c'è in France, tra i France, direttamente dalla 7. La 7. Massimo Giletti! Il 23 gennaio. Perfetto.